poteva quasi immaginarlo mentre macinava una velocità impressionante miliardi di dati e improvvisamente il suo obiettivo era nudo. L'acquisto di un biglietto aereo, un prelievo bancomat all'aeroporto, una telecamera che lo osserva salire su un taxi, l'arrivo in albergo, la connessione alla wireless della camera, la posta elettronica, l'invio dei messaggi. Non puoi nasconderti dal suo occhio e questa è soltanto una parte del tutto. Ma lui poteva immaginare ben altre possibilità. L'obiettivo sta per acquistare un biglietto da una compagnia, ma improvvisamente scopre che un altro vettore ha un'offerta a metà prezzo per la stessa destinazione. A terra, ma deve prelevare dei contanti. La prima cassa non funziona. E anche la seconda. La terza, invece, funziona perfettamente. L'autista del primo taxi della fila riceve improvvisamente una telefonata e parte sgommando. L'obiettivo sale sul secondo. Arriva in albergo dove scopre che per qualche strana ragione la sua prenotazione non esiste e non c'è disponibilità, ma il sistema segnala al portiere che un altro albergo della catena ha una camera e gli chiama un secondo taxi, ma è facile immaginare che non sarà un taxi qualsiasi. Finalmente in camera, connessione alla rete e invio di un messaggio di posta elettronica. Subito dopo però il destinatario riceverà un altro messaggio, scritto esattamente nello stesso stile, ma che dice esattamente il contrario dell'originale. All'incontro di quella sera non si presenta chi si aspetta l'obiettivo, ma qualcun altro. Le implicazioni di tutto ciò? Un potere enorme e in quel momento concentrato di fatto nelle mani di un'unica organizzazione o forse di un'unica persona. Adesso avete qualcosa su cui riflettere e forse anche da leggere. Alessandro Curioni, giornalista, fondatore della DG Academy, azienda leader in ambito formazione e consulenza sulla cyber security, divulgatore, docente universitario e autore recentemente del libro edito da Chiare Lettere dal titolo Certe morti non fanno rumore. Un libro dedicato a tutti quelli che non smettono di dubitare. Ma oggi il sistema che ci governa ci permette di dubitare o rischiamo di passare per visionari o complottisti? Allora, il rischio di passare per complottisti c'è sempre. Perché? Perché si disegnano degli scenari a volte che sembrano frutto di chissà quali fantasie e quindi si rischia di essere anche visionari. D'altra parte è anche vero che questo è un po' il destino di chi a fronte di un'ondata di ottimismo, in parte anche giustificata rispetto alle nuove tecnologie e alla trasformazione digitale, sostiene una tesi molto semplice, che laddove ci sono grandi opportunità, sempre ci sono anche rischi altrettanto grandi. E quindi il mio mestiere, il fatto che io mi occupi di cyber security, è molto orientato a rilevare i rischi più che le opportunità. Come dice in una celebre frase di un altrettanto celebre film, Rick Deckard, interpretato da Harrison Ford nel Blade Runner, alla domanda sembra che lei non apprezzi il lavoro che facciamo, fatta da Rachel, che della Tyrell Corporation produce replicanti, lui risponde: i replicanti sono come ogni altra macchina, finché sono un vantaggio non sono un problema mio. Ecco, chi si occupa di cyber security vive un po' così: finché la tecnologia è un vantaggio non è un problema mio, al massimo io faccio vedere dove sono gli svantaggi. Ecco, al centro del libro ovviamente l'intelligenza artificiale e in particolare con riferimento al cosiddetto progetto Da Vinci. Cosa rappresenta oggi l'intelligenza artificiale? Cioè, possiamo vederla, anche se lei in parte adesso ha già, nella domanda precedente, ha già parlato che lei cura la prevenzione, però è un pericolo o un beneficio? Allora, il nome Da Vinci mi è venuto perché il protagonista del mio libro si chiama Leonardo e quindi mi è venuto quasi istintivo chiamare questo suo alter ego, sorta di alter ego digitale Da Vinci. L'intelligenza artificiale ci offre un mondo di opportunità. È potentissima, può fare cose che noi ancora stentiamo a immaginarci, ma proprio perché così potente, sotto tutta questa potenza e possibilità e opportunità, c'è una fragilità di fondo enorme. La fragilità di fondo enorme è che
L'intelligenza fondamentalmente, l'intelligenza artificiale viene addestrata su grandi basi dati, i famosi big data. Ecco, noi non siamo in grado di comprenderli, noi non sappiamo in tanti casi quale effetto produca questo addestramento e in qualche modo ci risulta pertanto opaca anche nelle decisioni che va a prendere. Quali sono i rischi? Beh, una base dati non integra potrebbe produrre dei cosiddetti bias cognitivi, cioè dei pregiudizi. Potremmo avere un'intelligenza artificiale con dei pregiudizi. C'è già stato un caso anni fa negli Stati Uniti di un algoritmo intelligente utilizzato per stabilire e aiutare i giudici nel definire la possibilità di recidiva delle persone in caso di crimine. Il caso è montato quando una persona di colore, il caso Loomis, è stata arrestata, il suo avvocato ha chiesto la libertà vigilata, non gli è stato concesso perché secondo l'algoritmo, secondo Compass, aveva un'alta possibilità di recidiva. Si è scoperto negli anni successivi che in realtà Compass era afflitto da dei bias cognitivi tali per cui, come dire, dal suo punto di vista, una persona non bianca era più propensa alla recidiva. Sono stati poi effettuati delle simulazioni di come si può ingannare un'intelligenza artificiale. Ancora nel 2015, Google e la University of New York hanno dimostrato come è possibile ingannare un'intelligenza artificiale, semplicemente introducendo dei disturbi in un'immagine. Questa intelligenza artificiale era specializzata nel riconoscimento delle immagini e quindi farle vedere. Quello che a noi, al nostro occhio umano, appariva come un panda, per lei era sicuramente un gibbone. E questo è un aspetto. Poi c'è l'altro aspetto che è il cosiddetto dual use, cioè la possibilità di utilizzare un'intelligenza artificiale a fin di bene o a fin di male. Un esempio anche in questo caso. È stato addestrato un algoritmo stilometrico, cioè un algoritmo che è in grado di riconoscere gli stili di scrittura. I ricercatori si sono rifiutati di rivelare le basi dati sulla quale era stato addestrato perché questo algoritmo era troppo potente. Cosa significa troppo potente? Che per quanto è utilissimo, per esempio, come misura di sicurezza per riconoscere un'email fasulla, un'email di phishing che magari ci viene inviata da qualcuno che conosciamo bene, allo stesso tempo potrebbe scrivere un'email di phishing assolutamente credibile che nessuno di noi sarebbe in grado di distinguere. Quindi, c'è un pro e un contro in ogni cosa. Però il problema è che oggi come oggi gli algoritmi gestiscono un po' tutto quanto ciò che passa per la rete. Quindi il fatto che possano essere usati, come lei ha dichiarato adesso, e lo ha fatto anche in un'altra circostanza, sia come arma di difesa che come arma di offesa, chiaramente crea dei, almeno per chi ne ha conoscenza, forse crea dei limiti sull'utilizzo della rete. Allora, la stessa Unione Europea intende legiferare con un regolamento europeo che dovrebbe occuparsi proprio di definire quei campi in cui l'intelligenza artificiale, l'uso dell'intelligenza artificiale presenta rischi talmente elevati che non dovrà essere utilizzata. Poi ci saranno dei campi a rischio un po' più basso in cui può essere utilizzato, oppure dei campi in cui potrà essere utilizzato tranquillamente. Il vero problema è che facciamo fatica a capire i confini, cioè per cosa potremmo utilizzarla, per una quantità talmente grande di cose che è persino difficile capire dove c'è l'alto rischio. Immaginatevi le auto a guida autonoma. Un'auto a guida autonoma, come dire, è un'intelligenza artificiale a tutti gli effetti. E quest'auto guida autonoma finirà per essere montata su milioni di veicoli. Ora è vero, numeri alla mano, statistiche alla mano, che la guida di un'intelligenza artificiale, per le sperimentazioni che sono state fatte, è infinitamente più sicura di quella di un essere umano. C'è un problema però. Il problema qual è? Che se io riuscissi a compromettere la capacità di giudizio dell'intelligenza artificiale, alterandone il funzionamento,
magari quella montata su uno specifico modello di auto, di cui in circolazione ce ne sono 1 milione, potrebbero verificare su 1 milione di incidenti contemporaneamente. E è proprio la scala che cambia. In molti casi si parla di singolarità, no? Ecco, la singolarità è quel punto in cui una piccola variazione può produrre degli effetti di ordini di grandezza più grandi rispetto a quelle della singola variazione, no? È come un masso su un precipizio, un refolo di vento e boom, e il masso cade e produce un disastro. Ecco, l'intelligenza artificiale ci pone di fronte a questa sfida. Un rischio magari remoto, ma che se si verifica produce degli effetti inimmaginabili. Nel mondo dell'intelligenza artificiale da lei descritto, che fine fa la tutela della privacy? Questa è una domanda che già dovremmo farci da qualche anno, veramente. Nel senso che la quantità di informazioni che noi riversiamo quotidianamente in rete è impressionante. Io invito sempre le persone a dare un'occhiata alla cronologia del loro Google Maps per farsi un'idea, soltanto usando Google Maps, quali e quanti dati riversano all'interno della rete. Quale differenza può fare l'intelligenza artificiale? L'intelligenza artificiale è in grado di gestire questa macroscopica quantità di dati. Da qualche anno, senza troppo rumore, noi siamo entrati nell'era dello zettabyte. Lo zettabyte significa un 1 seguito da 21 zeri. E perché dico l'era dello zettabyte? Perché sulla rete 5-6 anni fa hanno iniziato a transitare 1 zettabyte di dati, oggi ne transitano 4,5. Dicevamo, un'intelligenza artificiale è in grado di gestire e di estrarre significato e quindi di dare un senso a queste enormi basi dati che per noi sono pressoché ingestibili, ingovernabili, incomprensibili. E sulla base di queste informazioni potrebbe prendere delle decisioni che possono essere giuste o sbagliate, o a volte potremmo trovarci nella posizione di non sapere neanche se sono giuste o se sono sbagliate, perché non riusciremmo a capirle o avere la prova. Immaginatevi una storia di fantasia, fatemi dire. Un signore esce di casa una mattina, siamo in un futuro neanche tanto remoto, e siamo in una smart city. Esce di casa, apparentemente sta bene, quando improvvisamente il suo orologio intelligente, che rileva tutta una serie di parametri corporei, rileva qualcosa di strano e fa partire un messaggio silenziosamente a un'intelligenza artificiale specializzata in diagnostica. L'intelligenza artificiale specializzata in diagnostica valuta che c'è il 95% di possibilità che questo signore abbia un infarto entro i 60 minuti successivi. E allora avvisa un'altra intelligenza artificiale che rintraccia l'ambulanza più vicina, le fa seguire il percorso più rapido. Il paziente viene caricato in ambulanza. Contemporaneamente, la stessa intelligenza artificiale verifica che il signore ha un figlio e quindi avvisa la scuola che quel mattino il padre non lo andrà a prendere. Il signore arriva in ospedale, la sala operatoria è già pronta, un'altra intelligenza artificiale provvede alla sua operazione. Il paziente non ha mai avuto l'infarto, ma la domanda è: l'avrebbe avuto? Non avremo la risposta. Le tecnologie ormai sono dei veri e propri asset strategici sui quali si fondano, diciamo, i sistemi economici di molte nazioni. Alla luce anche delle considerazioni fatte finora, la tecnologia possiamo definirla come l'arma più potente a disposizione delle nazioni? Direi che Cioè, nel sicuro. senso, mi spiego, nel senso, noi possiamo, come ha detto lei, anche utilizzare la tecnologia. E diciamo per creare magari nella distribuzione di alcuni prodotti tipo il gas, no? E ovviamente colpire queste reti di distribuzione causerebbe dei danni inimmaginabili. Sì. Allora, mettiamola in questi termini. Si sta verificando il fenomeno che è la digital transformation, che io chiamo grande convergenza, nel senso che tutte le tecnologie legate alla gestione delle informazioni e legate anche ad altre tecnologie, sempre digitali, ma che non gestiscono informazioni, ma gestiscono oggetti, stanno convergendo in un unicum che poi è la rete che noi tutti conosciamo. Ora, ovviamente, la tecnologia diventa,
potentissima, un'arma potentissima da un lato, e dall'altro sarebbe afflitta da una complessità e una fragilità tutt'altro che trascurabili. Cosa potrebbero fare le nazioni con la tecnologia? Beh, innanzitutto immaginatevi che in un caso di una guerra puramente tecnologica, qual è l'obiettivo che si porrebbe un paese che vuole attaccare un altro paese per metterlo in ginocchio? Sicuramente colpire infrastrutture critiche. Se io tolgo la luce a un paese abbastanza lungo, nel giro di una settimana è nel Medioevo, né più né meno. Se io comprometto un sistema idrico, nel giro di 3 giorni la gente muore per strada. In una situazione di questo genere, il paradosso è che chi attacca potrebbero essere dei militari, ma chi si difende non sarebbero altro che i responsabili della security di aziende come Terna, come A2A, come Enel, come tutte le infrastrutture critiche. Quindi c'è una fortissima asimmetria. La tecnologia è oggi sicuramente, ma domani ancora di più, sarà determinante in tutta una serie di cose che noi vogliamo fare. Cioè, quando parliamo di transizione ecologica, la transizione ecologica, così come è concepita, sarebbe impossibile senza delle tecnologie digitali che la supportino. Cosa intendo dire? Intendo dire uno smart building. Per essere in classe AAA, non so quante A vogliamo metterci, ma quindi per minimizzare i consumi, significa che ci saranno milioni di sensori gestiti da algoritmi più o meno intelligenti che si dovranno preoccupare di spegnere le luci, regolare la luminosità, regolare gli ascensori, quando accenderli, quando spegnerli, regolare la luminosità dei vetri, regolare la temperatura delle stanze dove non ci sono persone. Perché? Perché in questo modo noi riusciremo veramente a ridurre significativamente i consumi energetici su una scala enorme. Anche l'auto a guida autonoma, stabilizzando la velocità delle auto, controllando l'accelerazione, ridurrebbero significativamente i consumi. E quindi centrale rimane la tecnologia e l'intelligenza artificiale nei prossimi 10 anni giocheranno un ruolo molto importante. Rispetto alle nazioni più evolute in ambito di sicurezza informatica, a che punto è l'Italia? Noi abbiamo quello che in tecnologia si dice un'era geologica di ritardo, più o meno. Nel senso che le tecnologie oggi sono nelle mani di pochi grandissimi player, penso sono più di 20-25 nel mondo, e nessuno di essi è europeo, per esempio, non parliamo italiano. Però io faccio un esempio molto banale. Immaginatevi io domani mattina vi dico che Google non esiste più e voi l'87% non ha più Android, non ha più un telefono, non c'è più il motore di ricerca. Poi non esiste più Apple, così anche il 18% non ha più lo smartphone, non c'è più tablet, eccetera. Tolgo Samsung perché è uno dei grandi produttori di processori. Tolgo Amazon perché è il più grande cloud. Tolgo Microsoft perché ha il dominio sui sistemi operativi, tolgo Intel che ha il dominio, che produce il 90% dei processori, poche altre, tolgo Huawei e Cisco e non c'è più infrastruttura di rete. Ecco, tolto 8 aziende, di cui 7 sono americane, una è cinese e nessuna è europea. Il dato di fatto è questo lato tecnologico. La cybersecurity già insegue la tecnologia. E se la tecnologia è indietro, immaginatevi la cyber security. Peraltro noi stiamo cercando di recuperare sulla tecnologia, ma purtroppo rischiamo di lasciarci ancora più indietro la cyber security. Perché la cyber security dovrebbe andare di pari passo. Si parla tanto di concetti come protezione by design, by default. Sì, ma significa da quando inizio a progettare l'oggetto, devo pensarci. In realtà qui tutti noi progettiamo, facciamo, costruiamo nuove tecnologie in cui spesso dice, ops, ci sarebbe anche da preoccuparsi della sicurezza di questi oggetti. Ci sarebbe anche, il condizionale non lo uso a caso. Quali armi abbiamo a disposizione? Antivirus e backup spesso non sono sufficienti per difenderci. Ora va molto di moda l'accesso, quello con verifica a due fattori, ad esempio. Ma che garanzie ci sono? Tutte cose utilissime che io consiglio sempre,
Dopodiché noi abbiamo una vera arma, il nostro cervello, la nostra consapevolezza, sapere quello che facciamo. Una delle cose che io dico sempre quando faccio un corso, anche in università, concludo sempre le mie lezioni dicendo, mi raccomando, ricordatevi sempre che c'è una regola fondamentale. Mai accendere un computer o uno smartphone e spegnere contemporaneamente il cervello. O noi entriamo nell'ottica che queste sono delle tecnologie molto potenti e che bisogna essere consapevoli di quello che si fa, o se no, guardi, non c'è antivirus che tenga, non c'è backup, non c'è autenticazione a due fattori. La prima arma che noi abbiamo a disposizione è essere consapevoli e coscienti di quello che facciamo. Questa è in assoluto la prima arma. Secondo alcuni suoi colleghi, il computer più sicuro è quello spinto. È una frase troppo estrema oppure c'è qualcosa di vero? È una frase provocatoria. È una frase provocatoria, nel senso che loro ricordano a tutti che la sicurezza assoluta non esiste. È come quando saliamo in macchina. Quando saliamo in macchina, se stiamo fermi, è difficile che ci capiti un incidente. Nel momento in cui usciamo dal parcheggio, ci capita l'incidente. Ma se stiamo fermi, l'auto non fa l'auto. Se non accendo il computer non fa il computer. Quindi è una frase provocatoria per ricordare appunto che esistono i rischi. Possiamo ridurli? Sì. Come? Con i backup? Sì. Con gli antivirus? Sì. Con tutte quelle cose di cui abbiamo parlato prima? Possiamo ridurli. È come l'auto, no? Che ha l'airbag, ha i freni, il controllo di trazione, l'allarme anticollisione. Poi il pilota fa la differenza, sempre. Che giro d'affari ruota intorno all'hackeraggio? Intorno? All'hackeraggio. Ah! Se parliamo di crimine informatico, parliamo del crimine, del mercato criminale più lucroso in assoluto al mondo, più lucroso del traffico della droga, più lucroso di qualsiasi. Si parla di centinaia di miliardi di dollari. A prescindere dal riscatto che viene pagato? Ma i riscatti sono in parte una punta dell'iceberg. Dobbiamo pensare che sì, c'è un giro d'affari legato appunto ai ransom, ma poi c'è il giro d'affari della compravendita di informazioni riservate, segreti industriali che vengono esfiltrati e venduti. C'è una quantità di opportunità criminali impensabili, perché poi non dimentichiamoci che, come molti dicono giustamente, l'informazione è il petrolio del XXI secolo. È quella che fa andare avanti il mondo, l'informazione. Se non ci sono informazioni, il mondo non va avanti, non andiamo da nessuna parte. Quindi è un mercato ricchissimo, con una punibilità molto bassa, perché è molto difficile rintracciare gli autori di crimine, perché poi ci sono criminali e criminali, perché oltre ai criminali su questo palcoscenico si muovono anche servizi segreti, si muovono anche gruppi affiliati dei servizi segreti. Mercenari che vengono assoldati dagli stati. C'è un mondo enorme con un giro d'affari spaventoso. Quindi riuscire a scoprire un hacker non è assolutamente semplice. No, le dico, guardi, alcuni anni fa, nonostante tutti i mezzi a disposizione. nonostante, guardi, alcuni anni fa, nel 2017, se mi ricordo bene, è stato smantellato il più grande mercato nero del dark web, che faceva un giro d'affari di mezzo miliardo di dollari, più o meno. Per smantellarlo ci sono voluti 2 anni di indagini, 40 investigatori dell'Europol, un numero non precisato di investigatori dell'FBI e 7 forze di polizia che hanno agito congiuntamente e contemporaneamente. È un bello sforzo, eh? Senza contare poi che ci sono dei paesi che sono anche piuttosto tolleranti rispetto a determinati crimini, e non è facilissimo convincerli. Chi sono gli hacker? Possiamo provare a fare un identikit? Perché secondo alcuni loro praticamente sono dei veri e propri esperti di sicurezza informatica, per il senso con un passato magari come hacker, ma che poi si trasformano come degli esperti di sicurezza informatica e vengono assunti dalle aziende. Sì, facciamo alcuni distinguo. Innanzitutto la parola hacker, il termine hacker. Mi perdoni che concludo,
Ma Sì. è uscito poi recentemente, ma è vero che in Russia ci sono proprio dei quartieri con dei palazzi in cui ci sono prevalentemente hacker, ci sono dei veri e propri uffici? Ci sono degli uffici, sì, beh, è venuto fuori anche nel caso delle elezioni americane che c'era il famoso palazzo dei troll che cercavano di, troll è un modo di dire per definire quelli che cercano di condizionare l'opinione pubblica durante, nel caso specifico era venuto fuori per la campagna elettorale Trump versus Clinton. Mettiamola in questi termini, innanzitutto facciamo un chiarimento storico, il termine hacker non ha una connotazione negativa originariamente. I tre quarti delle tecnologie che oggi fanno funzionare la rete sono state prodotte da quelli che erano definiti anni fa come hacker. L'inventore Linus Torvald, che ha inventato Linux, è considerato un hacker a tutti gli effetti, e così come tanti altri. Steve Wozniak, che ha inventato l'Apple, è considerato un hacker. E questo era come erano percepiti, come sono stati percepiti per tanti anni. Poi, a cavallo degli anni tra il 90 e il 2000, qualcosa è cambiato e la figura dell'hacker è stata associata a quella di un teppista digitale. Una sorta di ragazzino scapestrato, magari un po' nerd, che andava in giro a fare danni. Ecco, poi negli ultimi 10 anni è cambiata ancora e l'hacker ormai è sinonimo di criminale informatico. È inutile che io mi metta a combattere battaglie di retroguardia spiegando che non è vero, che. Prendiamola per quello che è purtroppo. E oggi sono dei criminali, sono dei professionisti, si alzano, lavorano 10-12 ore al giorno, sono organizzati spesso in strutture che sembrano più simili a una startup tecnologica che a un'organizzazione criminale, e lavorano molto e guadagnano molto. Potrebbe essere, guardi, un hacker potrebbe essere il suo vicino di casa, tranquillamente. Oppure una persona che incrocia per strada. Nel senso, non c'è oggi più il ritratto dell'hacker. A Genova hanno arrestato un ingegnere, una signora, ingegnere elettronico, che era capo di un gruppo criminale che si occupava di estorsioni online e portava i bambini all'asilo la mattina. Poi il lavoro era un altro. Cioè, no, non c'è uno stereotipo. Ci sono stati casi di grandi hacker del passato che oggi sono stimati consulenti di sicurezza. Penso a Kevin Mitnick, che è il più famoso degli hacker degli anni 90, che oggi è una società di consulenza, si è fatto 4 anni di carcere a cavallo tra il 95 e il 2000 e poi ha aperto una società di consulenza. Ci sono poi chi pratica, adesso li chiamano ethical hacker, proprio perché la parola hacker ha una connotazione negativa, sono i cosiddetti hacker etici, che si occupano di dare una mano alle aziende, verificano la sicurezza delle reti e dei sistemi delle applicazioni. Ci sono aziende addirittura che hanno dei programmi che si chiamano programmi di bug hunting, ovvero Apple, Microsoft per esempio, loro dicono provate a vedere se le nostre applicazioni hanno dei punti deboli, hanno delle vulnerabilità, poi ce li dite e se è confermato, noi vi paghiamo. Vi diamo dei premi, come no? E si chiamano bug hunting, cioè quindi alla caccia del baco, alla caccia dell'errore, alla caccia all'errore, se lo trovi ti premiano. Come possiamo evitare che tutti i nostri dati finiscano in quella che uno studioso americano, che lei conosce sicuramente, ha chiamato Black Box Society? Cioè, andiamo anche un po' sul Pasquale. pratico. Frank Pasquale ha usato questo termine, per esempio, parlando anche a proposito dell'intelligenza artificiale, l'ha definita una black box. Allora, come facciamo? Dobbiamo in qualche modo rassegnarci al fatto che una parte dei nostri dati, delle nostre informazioni, li barattiamo per i servizi della società dell'informazione. E da questo credo che sia molto difficile tornare indietro. Cioè, Google ha un modello di business che è basato sull'utilizzo dei nostri dati. E considerando che fa, non so, credo che l'anno scorso abbia fatto 72 miliardi di utile, non credo che intenda cambiare questo modello di business. E dubito fortemente che ci sia qualcuno che possa costringere Google a fare qualcosa. Noi parliamo di soggetti che è anche difficile definire aziende, sono
non si fa anche fatica a trovare la parola perché competono con gli stati praticamente. Se voi pensate che qualche anno fa, quando finalmente il G20 era annunciato gloriosamente che ha deciso che tutti i paesi aderenti avrebbero fatto pagare una tassa del 15% agli over the top, cioè a Amazon e compagnia cantante, e hanno festeggiato, mi sfugge un po' che cosa ci fosse esattamente da festeggiare, il 15% di tassa lo paghi nei paradisi fiscali a momenti. E quindi sono queste entità macroscopiche con cui è difficile negoziare. L'Unione Europea per anni si è vista tenere bloccata dalle lobby il regolamento europeo per la protezione dei dati. L'azione di lobbying di questi grandi operatori ne rallentava l'iter legislativo. Poi sono successe delle cose tali per cui si è sbloccato improvvisamente l'approvazione del regolamento europeo dopo 5 anni di attesa. Insomma, in buona sostanza, noi viviamo in un mondo in cui abbiamo due borsellini, uno con dentro, magari poi in futuro ne avremo anche di più, però uno con dentro il denaro, fatemi dire virtuale o non virtuale che sia, e un altro borsellino con dentro i nostri dati personali. E di volta in volta ci chiedono di usare un borsellino diverso. Tutto lì. Ecco, prima lei ha accennato all'informazione, poi nel libro parla della manipolazione dell'informazione. Ora noi volevamo sapere, ma quale ruolo svolge l'informazione manipolata nell'universo tecnologico su cui si fondano poi anche le sue opere? Allora, l'informazione manipolata, al di là dell'uso che sembra fin banale, la disinformazione, no? Le fake news, ma rispetto a un mondo futuro, in parte presente, mi faccia dire, ma soprattutto in quello futuro, un'informazione manipolata può determinare le decisioni sbagliate di algoritmi e quelle decisioni sbagliate possono avere un impatto nel mondo reale estremamente significativo. Noi dobbiamo abituarci che adesso, già da qualche anno veramente, ma ancora di più nei prossimi anni, quello che accade dentro allo schermo non produrrà più conseguenze solo dentro lo schermo. Facilmente produrrà conseguenze e anche gravi nel mondo reale. Quindi l'informazione manipolata, un'informazione non integra, diventerà uno dei grandi problemi dei prossimi anni, proprio perché sulle informazioni si baseranno le decisioni. E le decisioni, se sono sbagliate, di solito hanno conseguenze sgradevoli.